E noi ora torniamo invece all'argomento della nostra copertina, ossia il transito delle grandi navi da crociera tra i canali della Giudecca. Lo dicevamo, oggi sul tema è intervenuto il Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Graziano Del Rio, ha detto a brevissimo sarà presentata agli operatori turistici di tutto il mondo una proposta che possa regolamentare il traffico delle navi da crociera. Intanto il Ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, ha dato il via libera ambientale a un progetto, il progetto Duferco, che prevede l'ormeggio delle grandi navi alla bocca di porto del Lido, ossia tra la laguna e il mare aperto. Però non è ancora deciso nulla e io saluto il senatore Felice Casson, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, da veneziano, è tanto che segue questa vicenda, anche con una recente interrogazione parlamentare, secondo lei si sbloccherà la situazione? È tanto che si parla di cercare, trovare una soluzione per le grandi navi che hanno un impatto ambientale, l'abbiamo detto, molto forte anche sulla struttura proprio della città e della laguna. Allora, siamo arrivati al punto di prendere una decisione? Speriamo che si sia arrivati, perché sono molti molti anni che se ne parla. L'intenzione della legislazione speciale per Venezia è di mettere le grandi navi fuori dalla laguna, non solo lontano dal bacino di San Marco, e questa sarebbe l'intenzione culturale e ambientale da sempre. Ora c'è stato questo famoso decreto Clini Passera, ormai 5 anni fa, che dava uno stop, però una volta che venisse individuata la soluzione. Finalmente una soluzione ha passato il vaglio della Commissione VIA in maniera ampia, anche se con alcune precisazioni, e questa soluzione porterebbe le grandi navi fuori della laguna di Venezia, alla bocca del Lido di Venezia, salvaguardando il lavoro, salvaguardando l'attività costieristica e salvaguardando anche gli aspetti di salvaguardia e della tutela della laguna. Non è detto che ci si sia arrivati, perché per quasi costringere il Ministro dell'Ambiente a mandare questo parere favorevole al Ministro Del Rio per la prosecuzione della pratica, abbiamo dovuto fare da qualche mese in qua diverse interrogazioni, l'ultima volta anche dicendo espressamente se non viene mandato sarebbe un'omissione di atti d'ufficio, con responsabilità ovviamente amministrative, eventualmente anche penali. Finalmente si è messo in moto, non so se sarà questa la soluzione certa, perché per il momento in questo languire delle decisioni governative da 5 anni qua, succede che le grandi navi continuano a passare con lo scontento della grandissima parte dei veneziani. Ecco, senatore Casson, questo progetto Duferco poi è un'impresa bresciana, un'azienda bresciana, questo progetto, lei diceva, alla bocca di porto del Lido, ossia dovrebbero approdare a fianco delle paratoie mobili del Mose, quelle contro l'acqua alta, e non avrebbe avuto il via libera ambientale. Questo vuol dire che è una soluzione dal punto di vista dell'impatto sulla città e sulla laguna, che potrebbe risolvere a parere anche degli ambientalisti, oltre che il parere del ministro dell'ambiente? Sì, io direi che questo progetto Duferco, che è una società genovese per quanto mi risulta, è l'unico che ha passato il vaglio della Commissione VIA, che considera tutti gli aspetti ambientali, non soltanto in senso strettamente ambientale, ma considera anche gli aspetti imprenditoriali, industriali, lavorativi, paesaggistici, cioè complessivamente l'interesse che ha la città e il territorio di Venezia a queste grandi navi e all'utilità del loro permanere e decidere anche dove metterle. E questa è l'indicazione che viene data al mondo ambientalista. Io dico che la soluzione va trovata fuori della laguna. Questo è il progetto unico che in questo momento ha passato il vaglio della Commissione VIA. Gli altri progetti che volevano fare scavi di grandi canali, Contorta, Le Trese o Vittorio Emanuele adesso, sarebbero devastanti per la laguna. Ma potrebbero ancora, mi scusi senatore, potrebbero ancora, per esempio, la soluzione Marghera, la soluzione Tressa, queste che implicano anche, come lei dice, degli scavi, potrebbero avere chance ancora di passare il test sull'ambiente, sull'impatto ambientale, o ormai la cosa è superata? No, a mio modo, no, il Contorta è stato sostanzialmente bocciato e anche ritirato dall'autorità portuale vecchia che l'ha sostanzialmente abbandonato. Canale delle Trese imporrebbe uno scavo molto consistente in zone molto inquinate e quindi molto pericolose.
il Vittorio Emanuele ancora peggio, perché sarebbe la vecchia zona industriale. Io credo che il governo e anche il ministro De Rio dovrebbe un po' chiarirsi le idee, perché ha cambiato indicazioni 4 volte, parlava del canale Contorta, parlava delle Trezze, a un certo punto ha parlato di Marghera, adesso del Vittorio Emanuele. Credo che si voglia il massimo della trasparenza. Se ci sono idee e progetti, devono essere portati avanti in trasparenza, davanti alle città, alle imprese, ai lavoratori, e poi così si può discutere come impone anche la legge. E questo purtroppo fino a questo momento è stato fatto soltanto per il progetto Duferco. Dei nuovi progetti teorici non si sa niente, perché non sono stati depositati a norma di legge, quindi non si sa. Anche per questo chiediamo al governo, in particolare al ministro De Rio, ma non solo, anche al ministro dell'ambiente, di esibire questi progetti, perché l'interesse è diversificato, non c'è soltanto l'interesse delle multinazionali grosseristiche, c'è l'interesse di chi è a Venezia, di chi ama Venezia e la laguna, l'interesse dei lavoratori. Bisogna trovare il modo di contemperare tutto, e credo che sia possibile. Ecco, Del Rio ha detto, il ministro, ci vuole prudenza, delicatezza e intelligenza, ma quando lui parla di una proposta per regolamentare il traffico di grandi navi a Venezia, parla di queste soluzioni o di altro? È quello che vorrei sapere, con le interrogazioni chiedevamo questo, perché appunto ha cambiato idea 4 volte, ha parlato di 4 progetti, 2 che non esistono perché non sono stati depositati, 1 il Contorta è stato bozzato, l'unico che ha passato il vaglio appunto è il progetto Duferco. Allora, se si continua ad andare avanti così, 5 anni sono passati, ne passeranno altri 5. No, non vorrei e non vorremmo che con tutto questo discutere, pensare delicato e complicato, tutto rimanesse tal quale. Questa sarebbe la soluzione peggiore. Credo che il sindaco Brugnaro non è d'accordo su questo, perlomeno forse sposava altre soluzioni, non so quanto poi... Il sindaco Brugnaro in campagna elettorale parlava del canale Contorta, che è stato bocciato ampiamente dalla commissione tecnica. Poi si è spostato sul canale Trezze, ma che però ha gli stessi problemi perché comporterebbe grandi scavi. Credo che questo progetto, che tra l'altro non è stato presentato formalmente secondo la legge, sia fuori dagli orizzonti. Bisognerà vedere dei progetti concreti. Speriamo che almeno il ministro e la nuova autorità portuale che si è insediata l'altro giorno si diano da fare in questo che senso. Credo abbia avuto anche... Mi scusi, l'ho interrotta. Credo che l'autorità portuale abbia espresso anche qualche perplessità sul profilo dell'impatto ambientale, però forse è presto, perché è entrata in carica. È presto perché è arrivato 2 giorni fa. Io credo che bisognerebbe leggersi tutte le carte, tutti i progetti, perché ovviamente, giustamente, in fin dei conti, una persona che arriva da Singapore non è che può essere addentro a tutti questi problemi o che conosco tutte le carte. Diamogli il tempo di ragionare, di studiare le carte, questo sia l'autorità portuale, e credo che poi si arriverà a una soluzione condivisa. Una soluzione, secondo lei, l'ultima domanda, la soluzione, quella che per ora ha passato l'esame ambientale, potrebbe in qualche modo soddisfare diciamo le imprese che lavorano con il turismo, quindi grandi armatori, potrebbe le navi da crociera, insomma, potrebbe essere un compromesso, oppure dovremmo assistere a una sorta di veto per questa soluzione? No, ma io credo di sì. Se noi li abituiamo, i grandi imprenditori, per tempo, gli facciamo capire che la città sono i cittadini che comandano, non le multinazionali, e facciamo capire che si può lavorare rispettando la città di Venezia così delicata, rispettando la laguna, rispettando l'ambiente, io credo che non soltanto le compagnie di crociera, ma soprattutto coloro che vanno in crociera, capirebbero benissimo le esigenze di Venezia. Io quando vado a Parigi non voglio arrivare in piazza Notre Dame con un camion che sia grande 2 volte la cattedrale di Notre Dame. E così io vado col mio aereo, così come a piazza San Pietro, atterro e poi prendo il pullman o il taxi o la macchina, vado a piedi a vedere. E così non si può pretendere di arrivare a piazza San Marco su queste enormi navi da crociera. Io ringrazio il senatore Felice Cassone, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato. Grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.